arriva comunque alla sfida con la capolista dopo attenzione, la sconfitta. Franco Giulia. Io, però certo le ultime prestazioni sono incoraggianti. Allora, intanto c'è il gol per Novara. Sì, Giorgio Maniero sfrutta una Maniero ancora per Federico Ortiz. Capitan Brusa incrocia come meglio non poteva fare, porta a 4-2 quando dice stavo per combinare la grossa, e attenzione Nicola Pozzo lascia partire un bordo e Pippo ha colpito così forte la pallina che è andata indietro nel tempo, tanto per così sulla balaustra riparte Pozzo e un'ora cerca conforto di qualcuno dei suoi, Federico Ortiz della Tigre, occhio perché dall'altra parte Ortiz brusa, era in agguato e bastone interrompe l'azione. Mamma mia, il palo colpito da Fede Ortiz sta Marco Giuliani e colpisce l'incrocio di pali contro uno, anzi tre contro uno dall'altra Franco Giuliani. Il pubblico del Palavaccari che lo sta separando in maniera importante gli spalti apprezza la cosa, sbaglia un rigore. Spalti. Abbiamo visto Nicola ancora la mancanza di arriva il 3-1 per Novara, era nell'aria come ho detto prima, ha fatto le prove generali con quel palo e ora la dura Riccardo Meri con il 21, Giorgio Maniera con il 96. Cinismo e freddezza sotto porta, attenzione intanto perché Gallotta Vasco sullo scatto brucia tutti in avanti Fede Ortiz, mamma da tra gli ospiti Franco Giuliani, attenzione Franco Giuliani uno da farmacista, fatto sta che il periscopio di Brusata riparte Franco Giuliani, alza e schiaccia che però non ha fortuna, cerca con quel tiro, lo trova, attenzione gioco 2 contro 1 di Zanini, campo libero, viene fermato, è salita l'intensità e voltare un solo time out perché ha proprio questa sì, arriva il gol, sì, la pallina proprio abbiamo visto che mestamente, lentamente Stanini probabilmente poteva passarla meglio a Michele Dalla Valle, attenzione, mette sul mantello, fa uscire la spada laser, si trasforma in gel, le sue azioni pesanti. Più congeniale per Montecchio la fiammata, la zampata e l'1-2 oppure si attrae, attenzione sfortunato, lavora un'azione buona però riparte Franco Giuliani che con un colasso colpo dei suoi segna la sua doppietta personale, ripartenza con l'occhio della Tigre numero 5, pallina resta lì 3 minuti alla fine, pallina che resta lì, Davide Zanini, devi un po', ma che partita abbiamo visto? Una partita stupenda perché Montecchio incredibile, allora io direi di fare il